Bentornati nel forum. Chiudiamo questo settembre all'insegna dei giochi di ruolo di fantascienza, o quasi, se non fosse stato per l'interruzione di Avventure nella Terra di Mezzo, con Coriolì, gioco di ruolo che fu tra i finalisti del premio GDR dell'anno 2018, edito dalla Free League e distribuito in italiano da Weird Edizioni. Prima di tutto, ho sentito fin troppe persone pronunciare il titolo di questo gioco per così come si legge, ovvero Coriolis. No, ragazzi, purtroppo tutte queste persone mi duole dire che la pronuncia corretta per l'appunto è Coriolis, dal nome del fisico francese Gaspard Gustave de Coriolis, per l'appunto, da cui deriva anche il nome della forza di Coriolis. Ora, nonostante la forza di Coriolis sia un concetto abbastanza semplice da capire, non sta a me in questo video spiegarvi come funzioni. Ci sono qualche breve video su YouTube che lo spiega in maniera ottimale, e comunque non sono neanche la persona più indicata per farlo, da un lato perché la mia media in fisica al liceo era del 4, lo dico con un po' di imbarazzo, e poi perché questo è un canale che tratta giochi di ruolo e non fisica. Una cosa che voglio dire fin da subito è che in realtà non ho riscontrato un motivo preciso dietro la scelta di questo nome all'interno del gioco, nonostante alcune ricerche che ho fatto. Ma l'ispirazione però potrebbe effettivamente venire da un romanzo di Arthur Clarke, l'autore di Odissea nello spazio per intenderci, da un suo romanzo chiamato, se non sbaglio, Incontro con Rama, in cui vi è un'astronave dalla forma cilindrica in cui gli effetti della forza di Coriolis su di essa vengono affrontati a più riprese. E dal momento che la stazione spaziale di Coriolis in questo gioco è appunto di forma cilindrica, credo che sia questa una buona probabile fonte di ispirazione. Tornando a noi, Coriolis il Terzo Orizzonte è un gioco di ruolo ispirato alla cultura medio orientale, tanto che gli autori stessi lo hanno definito, a ragione a mio parere, come le notti arabe nello spazio. Un elemento che ho trovato molto particolare sta proprio nel fatto che stiamo parlando di un universo basato sulle culture preislamiche, quindi molto più politeiste e ricche di creature magiche come i djinn e gli ifrit, come vedremo tra poco. Il manuale consta circa 380 pagine, tutte riccamente illustrate, in cui ritroviamo anche le illustrazioni di Martin Bergstrom, o Martin Grip come credo si faccia chiamare ora comunque. Non l'ho capito sinceramente come si sta comportando col suo nome d'arte. Comunque, scusate la divagazione, illustrazione sì, tutte riccamente illustrate, devo dire che però c'è un po' una strana altalenanza che non mi è piaciuta all'interno del manuale, ma ne riparliamo in fondo al video con le considerazioni. Illustratore comunque che abbiamo già imparato a conoscere con Simbarum, Alien e altri titoli appunto targati Free League. In teoria questa sarebbe la seconda edizione di un GDR svedese del 2008 e purtroppo non c'è modo di fare un confronto, ma non credo che ce ne sia nemmeno bisogno perché sono abbastanza fiducioso che la Free League gli abbia saputo dare una nuova linfa vitale come ha già fatto in passato con altri titoli. Pertanto, come sempre, vediamo l'ambientazione, la creazione del personaggio e il sistema. La storia di Coriolis inizia nel momento in cui dalla Terra, chiamata qui Hal-Arda, partirono colossali navi generazionali per colonizzare lo spazio, la Nadir e la Zenith, dirette verso la stella Dabaran. Durante il viaggio della Nadir si persero i contatti, mentre la Zenith riuscì invece a proseguire. Tenete a mente questo dettaglio. Nei secoli in cui le due navi stavano viaggiando, l'umanità scoprì dei portali realizzati da una civiltà più antica, i quali consentirono di colonizzare lo spazio molto più in fretta. La prima ondata di questa colonizzazione portò l'umanità verso il primo, poi il secondo e infine il terzo orizzonte, il sistema stellare dove si svolgono le nostre avventure. Fatto sta che per motivi che si sono persi nel tempo, tra i quali forse un certo senso di superiorità da parte del primo orizzonte, fra i tre orizzonti scoppiò la guerra dei portali, un conflitto titanico che vide trionfare il terzo orizzonte nell'ultima battaglia, ma ad un prezzo altissimo. I portali per i primi due orizzonti vennero distrutti, lasciando il sistema isolato in un lunghissimo periodo di decadenza chiamato la Lunga Notte. Fu a questo punto che la Zenith arrivò nel terzo orizzonte, scoprendo che il luogo che avrebbe dovuto colonizzare lo era già da 500 anni, praticamente da metà del suo viaggio. Così all'interno della nave nacquero dibattiti e conflitti sul da farsi, dal momento che il loro obiettivo non aveva più senso.
E tra una serie di ribellioni e ammutinamenti, una fazione abbandonò l'astronave, mentre i discendenti della famiglia del capitano si stabilirono sul pianeta di Kua per fondare una colonia tutta loro. Con Blackjack e Squillo di lusso, oserei dire. I membri restanti dell'equipaggio smantellarono l'astronave trasformandola nella stazione spaziale di Koryolis e divennero la base di quella fazione che attualmente la controlla, cioè il Consorzio. Questa fazione riuscì a riaprire molte rotte commerciali e trasformare Koryolis in uno snodo politico ed economico fondamentale nel Terzo Orizzonte, tanto che altre fazioni vi mandarono i loro rappresentanti per formare un apposito concilio che risolvesse pacificamente qualunque diatriba. Da allora sono passati 60 anni e non mancano tensioni politiche e culturali, dovute anche all'apparizione di persone con particolari poteri mistici e il fatto che uno di questi si è dichiarato l'incarnazione fisica di una delle 9 icone, le divinità di questo universo, suscitando l'indignazione delle fazioni dei primi arrivati, cioè i discendenti di coloro che per primi colonizzarono il Terzo Orizzonte. Oltre a questi, non mancano strani eventi come misteriosi attacchi nei settori più periferici, che lasciano dietro di sé un'inspiegabile scia di distruzione. Ora possiamo distinguere due gruppi principali nel Terzo Orizzonte, i primi arrivati, come detto prima, e gli Zenithian, coloro che giunsero con l'astronave. Per quanto riguarda le differenze tra questi due gruppi e le relative fazioni annesse, i primi arrivati tendono a essere molto più legati alle tradizioni e agli insegnamenti religiosi, ma tra di loro è nota l'incapacità di trovare facilmente degli accordi, tanto che spesso devono ricorrere alla mediazione degli Zenithian. Questi ultimi invece sono molto più pragmatici e, seppur devoti alle icone, tendono a separare le questioni politiche da quelle religiose, cosa che, unita ad una certa elasticità di pensiero, li ha resi quelli più vicini a poter comandare il Terzo Orizzonte. Cosa che mi ha un po' fatto ridere, una delle fazioni che raduna sotto di sé diverse compagnie mercantili si chiama la Libera Lega, cioè letteralmente la Free League. Sì, l'hanno fatto sul serio. La cosa è un po' comica, a tratti devo dire anche cringe, ma ci sta, dai, tutto sommato. Vediamo ora insieme la creazione del personaggio. Scegliete un background, quindi le vostre origini e il vostro tenore di vita. Soprattutto decidete se appartenete ai primi arrivati o agli Zenithian. Potreste essere anche un Humanita. In inglese nel manuale si chiamano Humanities, credo si pronunci così. Si tratta di umani modificati in laboratorio per compiere un determinato scopo, però molto spesso dopo averlo fatto vengono costretti a vivere in tribù oppure ai margini della società. Scegliete quindi un concetto, cioè la vostra classe del personaggio. Potreste essere un pilota, un apripista, trailblazer in inglese, qualcuno che comunque ambisce sempre ad andare oltre i confini, comunque sempre più in là, oppure un marinaio o un negoziatore, per dirne alcuni. E per ognuno di essi troverete anche un possibile sottoconcetto per caratterizzarlo al meglio. Ho trovato molto particolare il concetto di ragno dei dati, l'hacker in sostanza di questo mondo. Un termine, devo dire, carino, forse perché Netrunner era già occupato, e comunque, sapete, cioè il ragno, la tela con cui cattura le prede, quindi in questo senso che cattura i dati. In inglese la tela è sempre web. Vabbè, avete capito. Stabilito questo, individuerete il suo problema personale, l'icona a cui è devoto, elemento molto importante, e ovviamente il suo aspetto e le sue doti, cioè i talenti. Dal momento che il sistema è lo Year Zero, dovremo distribuire i punti tra gli attributi e le abilità, tenendo a mente quali sono attributi e abilità chiave del concetto che avete scelto. E ultimi, ma non per importanza, l'equipaggiamento. Una volta creati i vostri personaggi dovete stabilire, oppure io vi consiglio forse di farlo prima per evitare discussioni postume al tavolo, scegliere il concetto di gruppo del vostro party. Potreste essere, è un elemento che ricorre effettivamente in altri titoli Free League, potreste essere per esempio degli agenti al servizio di una fazione, di una corporazione particolare, o magari degli esploratori o dei pellegrini in viaggio, cosa che vi servirà anche per scegliere un talento di gruppo fra tre possibili disponibili per ogni concetto.
Dovrete poi scegliere anche un patrono e una nemesi, sempre collegati al concetto di gruppo. Per il fatto che possedete comunque un'astronave, inizierete il gioco con un lieve debito che dovrete ripagare di volta in volta attraverso le vostre missioni. E a bordo di questa nave ognuno di voi ricoprirà un ruolo preciso, come abbiamo visto per esempio in Alien. Qualcuno di voi potrebbe essere il capitano, l'ingegnere, l'artigliere e via discorrendo, che ci servirà anche per i combattimenti navali, ma anche di questo ne parliamo tra un momento nel sistema. Trattandosi dello Year Zero, la risoluzione delle prove è sempre la solita. Tireremo tanti dadi a 6 facce quanto il punteggio di abilità più attributo e ogni 6 ottenuto è un successo, dove ogni 6 in più del necessario può darci degli effetti bonus o infliggere più danni in combattimento, per esempio. Molto interessante il fatto che la meccanica per rilanciare i dadi che non ci hanno dato successi, il push the roll di Tales from the Loop per intenderci, qui sia chiamata preghiera alle icone, come se il nostro personaggio cercasse la forza spirituale per compiere uno sforzo in più per raggiungere i suoi obiettivi. Per questo è importante scegliere l'icona in creazione del personaggio. Questa meccanica, tuttavia, ha anche una conseguenza. Ogni volta che la userete, infatti, il Game Master guadagnerà un punto oscurità che potrà usare per mettervi i bastoni tra le ruote in più di un modo, ripetere il lancio di un NPC, farvi mancare un bersaglio o esaurire proiettili e così via. Potrà anche guadagnarne come effetto collaterale di un salto attraverso un portale o per l'utilizzo di un potere mistico da parte di uno dei vostri personaggi. Mi sono scordato di dirlo prima, ma in effetti trattandosi di un universo ispirato alle fiabe arabe in chiave fantascientifica, i vostri personaggi potrebbero possedere dei poteri mistici. Anche qui l'uso dei doni e degli oggetti può conferirci dei bonus al tiro. Stavolta il combattimento richiede un po' più di attenzione. L'iniziativa viene stabilita lanciando un D6, può aumentare o diminuire in circostanze particolari. Ogni personaggio avrà a disposizione 3 punti azione da spendere in 4 possibili tipi di azione che può svolgere in combattimento. L'azione lenta, come attivare un potere mistico, che costa 3 punti. L'azione normale, come per esempio attaccare o ricaricare, che costa 2 punti. L'azione rapida, come estrarre un'arma o mettersi al riparo, che ne costa solo 1. E l'azione gratuita, come il difendersi da un attacco di un avversario. Anche qui troviamo le reazioni, che però richiederanno sempre la spesa di punti azione. Similmente a Vesen, troviamo i danni sia fisici che mentali. I primi rappresentati dallo stress e i secondi dai punti ferita, quindi stavolta non abbiamo le generiche condizioni da marcare, tuttavia a 0 punti ferita avremo lo stesso la condizione broken e le ferite critiche. In questo senso ho trovato il combattimento in Coriolis tra i più completi per quanto riguarda lo Year Zero, ma anche tra i più complessi data la spesa dei punti azione, meccanica che sinceramente non so se avrei inserito. Arriviamo finalmente alle astronavi. In ogni gioco Free League avremo sempre una home base da personalizzare. In questo caso scegliamo innanzitutto il tipo di astronave, determiniamo nella classe le sue origini, selezioniamo un problema della nave, cosa che come vi dissi hanno in parte replicato in Dead in Space, scegliamo 3 funzioni come un sistema di puntamento, armatura pesante o un'infermeria, stabiliamo le statistiche e calcoliamo il debito del gruppo. Le prime volte potete anche scegliere una delle astronavi fornite dal manuale. Il combattimento tra astronavi è lo stesso di Alien ed è diviso in 5 fasi che ci vedrà prendere delle decisioni in base al ruolo che ricopriamo. Per prima cosa i capitani delle navi stabiliranno l'iniziativa con un tiro di comando e sceglieranno in segreto l'ordine da dare alla propria ciurma, come l'attacco o la ritirata, per dirne due. Nella seconda fase agiscono gli ingegneri, che avranno a disposizione dei punti energia della nave da distribuire agli altri membri, punti che a loro volta verranno spesi per compiere determinate azioni. In più l'ingegnere potrà eseguire azioni come il sovraccarico del reattore o riparare i danni subiti. Nella terza fase agirà il pilota, il quale potrà compiere determinate manovre come l'abbordaggio o le tattiche evasive spendendo punti energia. Nella quarta, l'operatore ai sensori potrà eseguire azioni informatiche per agganciare un bersaglio e eseguire attacchi hacker contro i sistemi delle navi avversarie. L'ultima è la fase di attacco in cui agisce l'artigliere. Ovviamente, se la vostra ciurma è composta da meno persone, vi potrete dividere i ruoli. Il manuale a questo punto procede illustrandoci la storia del Terzo Orizzonte e tutte le fazioni coinvolte, con dei capitoli dedicati appositamente alla sola stazione di Coriolis e all'Atlante del Sistema, che in tutta sincerità avrei preferito trovare all'inizio del manuale. Una piccola chicca che ho apprezzato è la presenza di una fondazione scientifica che in un certo senso opera come l'omonima di Asimov. Considerazioni.
Tra giochi che sfruttano lo Year Zero, quello lì è sicuramente tra i titoli più completi dal punto di vista delle meccaniche. Ciò però a mio parere lo rende anche uno di quei titoli che richiede un po' più di esperienza tra i giocatori, o comunque richiede diverse sessioni per prendere più la mano con le sue regole, specialmente per quanto riguarda il combattimento dei personaggi o tra astronavi. Quest'ultimo l'ho trovato un po' schematico, pensavo la stessa cosa di Alien, però devo dire che è comunque giustificabile in un certo genere di scontri, perché per l'appunto avranno bisogno di una divisione molto precisa dei ruoli e di tempistiche scandite a loro volta. Provate a pensare per esempio a dei combattimenti navali. Una cosa molto simile l'avevamo vista per esempio anche in Seven Sea, c'erano anche lì combattimenti navali, seppur la risoluzione delle azioni era comunque più fluida nella sua meccanica. L'ho sinceramente apprezzato come titolo perché, nonostante qualche regola in più rispetto ad altri titoli basati sullo Year Zero Engine, mantiene comunque un buon compromesso per chi come me preferisce un sistema rapido e chi invece preferisce la possibilità di poter buildare il proprio personaggio e con regole che glielo consentano. La scelta dell'ambientazione l'ho veramente adorata, perché tendenzialmente io sono un po' più abituato a vedere una fantascienza un po' più di stampo occidentale, con rari passaggi in un contesto un po' più medio orientale. Con questo non voglio dire che non esistano prodotti di fiction basati più invece su questo concetto. Io sinceramente nella mia esperienza non è che ne abbia visti tanto. Potrei avere molto da recuperare in effetti, nel caso accetto consigli di lettura qui sotto nei commenti. È un universo dove troviamo i Jin, una serie di creature e concetti che davvero ci danno l'idea di trovarci all'interno di una fiaba delle mille e una notte, ma più fantascientifica. La stazione di Corolì, se ci pensate, è una sorta di Costantinopoli o di Samarcanda nello spazio, ed è un aspetto molto importante questo, perché è qui che troviamo uno dei temi fondamentali di questo gioco, ovvero l'incontro-scontro tra culture diverse e che si influenzano a vicenda, come in effetti furono queste grandi città molto importanti dal punto di vista commerciale per tutta la loro storia. Sono sicuro di aver colto anche alcuni riferimenti a Dune, ma dal momento che la mia conoscenza in merito si limita al solo film di David Lynch, sì, devo ancora recuperare i libri e i nuovi film con Timothée Chalamet, perdonatemi, la ritengo una grave mancanza, quantomeno non mi voglio sbilanciare troppo proprio perché le mie conoscenze in merito sono molto limitate. Devo purtroppo far notare che il bestiario e l'Atlante sono un po' più scarni di quanto mi aspettassi, in più, come ho accennato prima, alcune illustrazioni sono sì evocative, molto belle devo dire, ma ce ne sono alcune, specialmente per quanto riguarda la rappresentazione dei personaggi, che invece non ho sinceramente apprezzato. Avrei preferito forse addirittura un altro stile o una cura maggiore da quel punto di vista. Ed è un po' un peccato perché stonano lievemente sfogliando il manuale. Mi sto riferendo in particolare al modo in cui hanno illustrato per esempio le 9 icone. Sempre riguardo il bestiario, è un difetto che lo accomuna, se ci pensate, a Simbarum. Anche quello aveva un bestiario abbastanza scarno in fondo per quanto riguarda il manuale base, ma compensava dalla presenza di un Monster Codex che appunto ci dà molte più creature giocabili all'interno delle campagne. Ma comunque devo dire che Corelli mantiene lo stesso tutti quegli elementi essenziali per mettere in piedi delle campagne dignitose. Lo consiglio? Come avrete intuito prima, assolutamente sì. È un tema che non si vede molto spesso e che secondo me vale la pena approfondire. Vi segnalo inoltre che ci sono diverse espansioni che potete trovare già disponibili in italiano, tra le quali due corposi manuali di avventura. Trovate i link qui sotto in descrizione. Con questo è tutto, noi ringraziamo la Free League per averci dato modo di potervi parlare di questo bellissimo gioco di ruolo e che forse del quale avremmo dovuto parlare un po' prima, ma come sempre lo sapete che la puntualità su questo canale è un optional. E per il resto, se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere un mi piace, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati su tutte le nostre prossime uscite. Vi invito inoltre a passare dalla nostra pagina Facebook e di seguirci su Instagram. E se volete fare due chiacchiere più in tempo reale con noi sul mondo dei giochi di ruolo, vi invito a unirvi anche al nostro gruppo Telegram. Daniele, dal forum Sententiam, chiudo.